specialista pediatra è il custode, no? Della salute dei bambini e individua, indirizza e collabora con tutte le specialità. Quest'oggi parliamo delle patologie dell'otorinolaringoiatria che sono di interesse della pediatria e sono tantissime, tutte noi lo sappiamo. Quindi questa sinergia fra il pediatra e l'otorino è molto importante sia per dare una cura tempestiva e per un'ottimizzazione delle risorse. Noi conosciamo com'è la collaborazione, no? Quando il pediatra ritiene che sia necessaria una visita di otorino, fa l'impegnativa tramite il CUP, il farmacup, lo smart CUP, arriva all'otorino delle aziende territoriali o delle aziende ospedaliere e l'otorino visita, fa il referto, fa la presa in carico. Qui però c'è quindi questo percorso lo conosciamo tutti. Sarebbe da individuare un percorso per regolamentarlo quando l'otorino territoriale ha bisogno di una consulenza dall'otorino ospedaliero. Allora, da un punto di vista tecnico non ci sono problemi, perché io sia in prima persona che i colleghi mi dicono che c'è una massima collaborazione. Qui vedo tutti i direttori dei vari ospedali, c'è una collaborazione massima. Però sarebbe auspicabile regolamentare questo percorso, creando della gente di secondo livello. Un altro elemento che potrebbe essere importante per la sinergia e la collaborazione, per esempio, è una regolamentazione di quello che potrebbe essere un teleconsulto.